Consigliere, notizia di pochi giorni fa, l'Italcementi di Porto Empedocle chiuderà. Dismetteranno progressivamente tutte le attività, lasciando solo la parte della vendita. Si apre una discussione, si parla di recupero di bonifica dell'area, si parla di un'attività di, come dire, di recupero inerti. Allora, proprio ieri abbiamo avuto una conferenza di capigruppo in cui ci siamo riuniti in presenza del dottor Sperlazza e in presenza del sindaco, perché venuto da Roma volevamo delle informazioni ufficiali e certe. La cosa che ci ha fatto riflettere è che sapevamo che l'Italcementi, il sito di Porto Empedocle, pian piano si avviava alla chiusura, ma non in questo momento, un momento critico, un momento delicato per tutti, soprattutto per queste 25 famiglie che non avranno più lavoro, anche se ci è stato comunicato dal sindaco che alcuni saranno trasferiti in altre sedi, invece chi è prossimo alla pensione sarà accompagnato in questo percorso. L'unica strada percorribile, e su questo eravamo tutti compatti, siamo tutti compatti, abbiamo intimato con intesa al presidente, al sindaco, di non essere morbida, di avere pugno duro sulla bonifica del sito, perché come ho detto io, abbiamo dato un terreno fertile, è un territorio vasto, come lo abbiamo dato, ce lo devono restituire, ed è giusto così, lo pretendiamo. Sì, adesso diciamo perché l'Italcementi attualmente questo territorio è privato, ma noi pretendiamo la bonifica. Una volta completata la bonifica, quali saranno le opportunità per Porto Empedocle? Innanzitutto bisogna raggiungere questo obiettivo, quello della bonifica, perché attualmente non ci sono sentori di bonifica. Poi dobbiamo essere capaci di attrarre investimenti e creare opportunità di lavoro, soprattutto e in primis per i nostri concittadini empedoclini.